Alla chiusura il 52esimo Vinitaly con 128.000 presenze da 143 nazioni. Ad integrare e ampliare l'offerta di Vinitaly si è svolto come ogni anno in contemporanea Soland Agrifood, la manifestazione di Verona Fiere sull'agroalimentare di qualità, in particolare con un'ampia partecipazione di produttori di oli extravergini di oliva. In consistente numero gli stand delle aziende venete del settore. Alla rassegna presente anche l'assessore alle politiche agricole della Regione Veneto, Giuseppe Pan, il quale ha visitato numerosi stand soffermandosi a parlare con i singoli produttori e con il direttore dell'Associazione Interregionale Produttori Olivicoli, Enzo Gambin. Assessore, qui a Soland Agrifood si parla di olio, una produzione, tra l'altro quella di Colle Euganeo, una produzione di qualità, di estrema qualità. L'olio extravergine di oliva Berico Euganeo è una delle eccellenze a livello non solo veneto ma mondiale, perché poi nei mercuriali, comunque della Camera del Commercio, questo olio va ad arrivare dai 18 euro in su al chilolitro di olive, quindi sicuramente un olio che ha un grande pregio, non solo per il prezzo, ma se c'è questo prezzo è perché è un olio di grande qualità, fatto in soli 450 ettari con 570 produttori e 4 frantoi. E quindi per avere un olio di questa qualità, con questa raffinatezza, con questi gusti che tra l'altro sono coadiuvati da terreni vulcanici, quelli tipici dei Colli Euganei, bisogna anche dargli il giusto prezzo, il giusto valore. E sicuramente, vedendo e parlando con i produttori, vedendo che i clienti sono clienti comunque di paesi importanti, ma anche clienti che magari sono regine di Arabia, di Abu Dhabi, ho sentito un po' di tutto come cliente, io penso che sia apprezzato veramente nelle tavole più importanti a livello internazionale, quindi sicuramente un plauso ai produttori che sanno darci queste eccellenze del nostro territorio. Ecco, oltre all'eccellenza olio c'è un altro aspetto che è quello ambientale, perché con questo tipo di colture si mantiene un ambiente in maniera vivibile e comunque fruibile. Certo, piantare olivo nei terrazzamenti, ad esempio dei Colli Euganei, ma anche nei terrazzamenti del Lago di Garda, nei terrazzamenti della pedemontana trevigiana vicentina, è sicuramente un surplus di qualità anche del paesaggio, ma anche ambientale, come ricorda lei, perché l'olio, in particolare l'olivo, hanno, rispetto a altre coltivazioni, rispetto a altri comunque interventi umani, minor bisogno di interventi anche fitosanitari e naturalmente minor cure dal punto di vista appunto agronomico. Quindi sicuramente è una pianta secolare, una pianta che anche è presente nel Veneto da migliaia d'anni e quindi è una pianta legata proprio alla nostra cultura, alla nostra tradizione. E io spero veramente, sto pensando che alcune misure del piano di sviluppo rurale nei prossimi bandi daranno anche una mano nella risistemazione di terrazzamenti e nell'implementazione di questa appunto cultura, perché penso che non possiamo perderla rispetto a altre che magari danno anche dei valori più alti dal punto di vista della produzione. E quindi è una cultura da difendere non solo come nicchia ma anche da portare avanti, appunto perché fa parte della nostra storia, del nostro paesaggio, della nostra tradizione.